Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Partiamo subito dalle prime pagine regionali. Iniziamo dal centro edizione di Pescara. Il titolo di apertura: Università telematica, 5 arresti, Chieti, distratti fondi per 900.000 euro ai domiciliari. Un docente di Città Sant'Angelo, fra gli altri arrestati e fra i 18 complessivi indagati dalla Procura di Chieti, assieme ai carabinieri e alla Guardia di Finanza. Poi vedremo meglio nella seconda parte di rassegna. Nel taglio alto, che estate sarà? Tutte le proposte dei sindaci della costa abruzzese. Da oggi parte la stagione. Poi l'opposizione, Legnini subito, la ZES e la portualità per l'Abruzzo. Ancora a Pescara le critiche al manager della ASL Mancini, che risponde: io bocciato dalla politica, non dai fatti. Scendiamo adesso nel centro pagina, nelle cronache. La nuova giunta di Pescara: Masci accelera, domani la scelta degli assessori. Ancora 24 ore di attesa, poi la nuova giunta comunale dovrebbe nascere. Lo ha confermato ieri il sindaco Carlo Masci. Sarà una squadra completa sabato, cioè domani farò le nomine, così il neosindaco di Pescara. A centropagina poi, ecco la città cantiere, lavori dappertutto, dalla Riviera all'ospedale, disagi per i cittadini. Andiamo a vedere poi l'altra notizia di cronaca: muore 2 settimane dopo l'incidente, era stato investito sulla Riviera, grave, un 65enne travolto da un furgone. Di spalla da leggere l'evento Ligabue in concerto questa sera a Pescara. Il mio desiderio è sempre stato quello di essere un cantautore, ma con il suono di una band. Ligabue porterà questa sua idea della musica allo Stadio Adriatico di Pescara stasera in un concerto che avrà inizio alle ore 21. Nel taglio basso, come sempre, troviamo il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, l'isola senza orologi che annulla il tempo, è il titolo della riflessione odierna. Andiamo sulla prima pagina del centro edizione di Chieti Lancianovasto. Anche qui il titolo di apertura è sull'inchiesta Minerva, Università telematica, 5 arresti, svolta nella indagine, distratti fondi per 900.000 euro, altre 18 persone indagate, come vi ho detto in precedenza. E qui vedete proprio la foto della conferenza stampa di ieri in procura a Chieti. Nelle cronache, piscina bollente, no, bollette non pagate, staccata la luce, nuovamente al buio la piscina di Chieti. Teate Servizi non paga Esenergia, il gestore della corrente elettrica stacca la luce e l'impianto resta chiuso per tutta la giornata di ieri. Nel pomeriggio l'utenza è stata poi riallacciata. Andiamo a vedere poi la notizia di cronaca nel taglio centrale: uccise moglie e amica, confermati 30 anni a Ortona, Marfisi, ammazzò le due donne con 78 coltellate. Il padre di Letizia dice meritava l'ergastolo. Scusate, proseguiamo con il centro edizione di Teramo, che apre così: straordinari da record alla ASL. Negli ospedali teramani le ore sono state 165.000 nel 2018, ne erano previste appena 96.000. A centropagina, Teramo diventa la capitale della prevenzione. È cominciato il forum del Gran Sasso, che domani dovrebbe vedere la presenza del Premier Giuseppe Conte. Poi nelle cronache, Camere di Commercio, fusione sì delle associazioni, ormai è fatta. Le principali associazioni di categoria teramane e aquilane difendono il processo di fusione delle due Camere di Commercio e si dicono contrarie a iniziative tese a rinviare ogni decisione. Ancora la Vibrata berrà l'acqua della Laga. Sbloccato l'accordo fermo da 16 anni per nuove captazioni, arriva 1 milione.
Nella prima pagina aquilana del Centro, il titolo di apertura è sulla ricostruzione, arrivano altri 30 milioni, gran parte dei fondi per l'asse centrale della città, pochi per le frazioni. Poi ritroviamo il discorso Camere di Commercio, la fusione fra la Camera di Commercio di L'Aquila e quella di Teramo, stavolta l'alleanza è trasversale, dopo mesi di polemiche sulla nascita della nuova Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, le associazioni di categoria rompono il fronte territoriale. Andiamo a vedere poi nella fotonotizia, torna il venerdì delle famiglie nel centro storico all'Aquila l'iniziativa di Comune e Commercianti, poi semaforo da 13.000 multe si indaga da Vezzano. Al via accertamenti sui tempi d'attesa dell'impianto e sull'appalto. Ci spostiamo adesso sul Messaggero, andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo, il titolo di apertura è sullo scandalo Unidav, 5 gli arresti, abbiamo visto le casse dell'Ateneo telematico creato dalla D'Annunzio usate come bancomat personale di manager e amministratori, la procura di Chieti ipotizza un buco di oltre 800.000 euro. Tutti i nomi tra i 18 indagati anche Cucurullo e i professori illustri, ci sono anche 13 indagati a piede libero nell'operazione Minerva, nell'elenco spiccano nomi eccellenti come quello dell'ex rettore della D'Annunzio e di docenti di primo piano. Andiamo a vedere poi le altre notizie, partiamo dalla fotografia, la crociata, patto, capitaneria, balneatori, plastica al bando in spiaggia e poi ancora Pescara, pedoni come Birilli, morto l'ex calciatore investito, 2 settimane di agonia per Franceschetti, ieri incidente fotocopia, ancora Gran Sasso lotta a 2 per fare il commissario e l'Aquila rinasce, camion a tempo in centro storico, no dei costruttori. Di spalla i giorni del Flaiano, al via il ciclo di proiezioni consueto per quanto riguarda il Flaiano numero 46, grandi pellicole e l'omaggio a Carlo Vanzina. Nel taglio basso la nuova maturità da Santa Maita a Fenaroli, c'è tanto Abruzzo. Nel taglio alto del giornale le altre notizie, note polemiche dalla Regione 80.000 euro per Giovanotti e Vasto si divide, L'Aquila lo shock, stadio fattore inagibile, mondo del rugby in agitazione e poi ancora sport con il calcio, Giampaolo, Torreira e Massara e un Milan che parla pescarese, 3 grandi ex protagonisti del recente passato finiscono in rosso-nero, Delfino a caccia di un attaccante ma per il momento obiettivi stoppati. Andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, apre così Team scontro tra sindaco e curatela, il retroscena dopo l'ultimatum di D'Alberto, Basaglia non vede bene il cambio alla presidenza. Poi nel taglio alto sblocca cantieri, ricostruzione Gran Sasso, Marsilio scrive a Conte, incontra Toninelli, nuove captazioni del Ruzzo, D'Annunzio, mai più rubinetti a secco in Val Vibrata. Poi andiamo a centropagina nella fotografia, Prodo Naturale, Camera di Commercio, fusione L'Aquila Teramo un bivio, poi ancora un segnale per chiudere la verifica, siamo la politica, lo darà il sindaco alla maggioranza dopo il bilancio del Comune di Teramo, di spalla Obitori, la gara della ASL vinta dal Centro Servizi Gli Angeli a Giulianova, ordinato lo sgombero di Orsini 63. Poi andiamo a vedere la lettera che ha scritto Monsignor Leuzzi, che è il vescovo della diocesi di Teramo Atri, un messaggio per il forum del Gran Sasso, il secondo forum internazionale, la prevenzione via per un nuovo sviluppo, il titolo dell'incontro che si sta svolgendo a Teramo. Nel taglio basso, calciomercato, il Teramo disegna la mediana puntando su Vacca e Ilari e poi festa della musica, 3 concerti dentro e fuori il Duomo con Braga, Riccitelli e Big Match, le notizie del taglio basso.
Andiamo adesso a vedere insieme i principali quotidiani italiani, apriamo così lo spazio consueto dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, Salvini, giù le tasse o lascio. Colloquio con il leader leghista che spinge per la riforma fiscale, servono 10 miliardi di tagli. Conti a Bruxelles intanto, stime della Commissione fuori dalla realtà, rivedere le regole con Conte che ha detto che il debito italiano dovrebbe girarsi attorno al 2,1% rispetto al 2,5% previsto dalla Commissione, dunque questo dovrebbe riuscire a farci evitare la procedura di infrazione secondo il Premier. Poi, di spalla, sempre più anziani, un paese a due società, è l'articolo di Dario Di Vico che riflette sui dati dell'Istat che segnano proprio un paese che sta invecchiando con un calo forte della natalità. Di spalla l'esame di maturità, il coraggio che manca nelle scuole, è l'articolo di Ernesto Galli della Loggia. Poi andiamo a centropagina, abbattuto un drone, tensione Stati Uniti-Iran, Trump è un grave errore, Golfo di Oman non si escludono ritorsioni da parte degli Stati Uniti. E poi il processo d'appello, appena confermata la strage di Viareggio, 7 anni per Moretti, ricorderete il treno carico di GPL che esplose in centro a Viareggio, provocando 32 vittime, tra cui anche bambini. E poi ancora a centropagina, Padova, niente chemio, la ragazza morì di cancro, la madre rifarei tutto, condannati i genitori, non fecero curare Eleonora. Questa è la prima pagina del Corriere, adesso andiamo su Repubblica, figuraccia europea, la furbata da 1 miliardo, questo è il titolo di apertura, il governo si prende il tesoretto di cassa, depositi e prestiti per placare l'Unione Europea, è l'unico assestamento reale, ma Bruxelles vuole altri 6 miliardi, procedura di infrazione più vicina, parla Conte, puniti da regole sbagliate, la Consulta intanto boccia Salvini, no superpoteri ai prefetti per quanto riguarda il decreto sicurezza e dunque diciamo una bocciatura parziale di una parte della legge bandiera della Lega. Poi andiamo avanti, le nomine europee, Weber e gli altri nel Grand Hotel del Potere, ieri insomma si sarebbero dovute decidere le sorti del nuovo governo europeo, ma in realtà è tutto bloccato. Poi ancora sorpresa, l'Italia è verde, meno consumi, più energie rinnovabili, Renzo Piano, l'ecologia è anche business, questo è il regalo che fa l'Istat con i suoi dati statistici. Andiamo sulla stampa ora. Il titolo di apertura, l'Europa boccia l'Italia, la rabbia di Conte, ci vogliono punire. Bruxelles gira il Premier, i tagli non bastano, procedura di infrazione più vicina, stallo sulla nomina del capo della Commissione europea, trattativa a oltranza. E poi rapporto di Washington, traffico di migranti, il governo di Roma è inadempiente, l'articolo che arriva da New York. Poi scendiamo a centropagina, drone abbattuto, Trump minaccia l'Iran, petrolio all'estero. La nuova crisi fra Stati Uniti e Iran. Andiamo sul Sole 24 Ore, il titolo di apertura, deficit, il governo batte cassa alla CDP, chiesti 800 milioni, conti pubblici, richiesta del Tesoro, Cassa Depositi e Prestiti, distribuirà un utile straordinario. Il Premier a Bruxelles, il deficit sarà del 2,1% e non del 2,5% come stima l'Unione Europea. Moscovici, lavoriamo per evitare la procedura di infrazione, non discutiamo le regole, allarme Istat su PIL, atteso calo nel secondo trimestre e recessione demografica. Questo arriva invece dall'Istat. Per quanto riguarda il lavoro, andiamo a vedere poi la notizia che riguarda il salario minimo, la discussione che c'è in questi giorni, salario minimo con effetto domino da 6,7 miliardi con le associazioni di categoria, soprattutto quelle degli industriali che non sono molto favorevoli a questo tipo di iniziativa. Nella proposta targata al Movimento 5 Stelle spunta anche la scala mobile.
Andiamo a vedere poi il caso Taranto, stallo sull'Ilva, in fumo 23 miliardi di PIL, questo è il conto che fa il Sole 24 Ore, FCA dimezza la produzione nei siti di Mirafiori e Grugliasco, crisi industriali, Conad stringe i tempi sull'acquisto di Auchan, vertice al Mise sui tagli. Per quanto riguarda le autostrade, argomento che tocca da vicino anche la nostra regione con il caso Strada dei Parchi, autostrade e concessioni, via al nuovo caso calcolo dei pedaggi, ma l'AISCAT lo boccia subito, AISCAT che è l'associazione dei gestori delle autostrade. Andiamo sul Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, i dati della Procura, i risultati di Greco, evasione, la guerra giudiziaria paga, in 3 anni Milano strappa 5,6 miliardi, patteggiamenti per fare cassa evitando i processi, figurarsi quanto si potrebbe incassare alzando le pene e le soglie di impunità, Di Maio dice galera per i grandi evasori. E poi ancora grandi manovre per ridare i vitalizi agli onorevoli condannati. Montecitorio, i ricorsi presentati al Collegio d'Appello potrebbero essere accolti. Il fatto ci ricorda anche il caso di Silvia Romano, rapita perché subì molestie o vide atti di pedofilia a 7 mesi dal sequestro in Kenya. Ci sono nuove indiscrezioni esclusive sul Fatto Quotidiano. Andiamo sul Manifesto adesso, il titolo di apertura sulla fotografia, silenzio di tomba, due barconi con oltre 100 migranti abbandonati alla deriva nel Mediterraneo, un gommone affondato, la denuncia di Alarm Phone, abbiamo informato le autorità italiane e libiche ma nessuno si è mosso, intanto Sea Watch resta bloccata al largo di Lampedusa, Mattarella, Presidente della Repubblica, dice accogliere i rifugiati è un dovere e un principio costituzionale, ma Salvini e l'Europa non ci sentono. Nel taglio alto del Manifesto la Lega incassa le autonomie speciali, squilibri di governo, li chiama il Manifesto. E poi manifestazione nazionale contro la secessione, tutti a Reggio Calabria con i sindacati. Su Avvenire, il quotidiano cattolico, l'apertura è questa, antitratta da tweet, rapporto del Dipartimento di Stato statunitense, oggi l'Italia fa meno contro trafficanti e scafisti e non tutela le vittime, SOS da alcune barche in avaria in alto mare, proteste a Lampedusa per il no alla Sea-Watch, la consulta alt ai superpoteri per i prefetti. I racconti dalla Libia, noi prigionieri perseguitati perché cristiani, Libia che continua ad essere un grande problema soprattutto per i flussi migratori e il loro controllo. Poi l'Italia dell'Istat col segno meno, poche nascite, giù i lavoratori, con l'emorragia dei giovani verso l'estero sono gli stranieri a sostenere il bilancio demografico. E poi ancora linea dura dell'Unione Europea, Conte cerca coperture per quanto riguarda la procedura di infrazione. Andiamo sul Messaggero adesso. Il titolo di apertura, Conte, contesto le stime dell'Unione Europea, intervista al Premier, sarebbe grave se Bruxelles avesse atteggiamenti punitivi con l'Italia, trattativa nella notte, all'Europa non bastano 5 miliardi sul tavolo per ridurre al 2,1% il deficit. E poi ancora a Roma, a piedi, corse in fumo, le 7 piaghe capitali, l'inchiesta sul calvario trasporti, 4 milioni di chilometri persi nei 3 anni della Raggi, dai 100 flambus ai record delle scale rotte della metro, ma a Roma va tutto, hashtag a Roma va tutto bene, dite la vostra al Messaggero, questa è la campagna appunto del quotidiano romano. Andiamo avanti con il tempo, ancora giornali della capitale, è rincarato pure il Magna Magna, rivolta alla Pisana, il bar della Regione Lazio aumenta i prezzi e riduce le porzioni, consiglieri, collaboratori e dipendenti sul piede di guerra contro la nuova gestione, questo è il titolo un po' polemico e ironico del tempo. Poi, col caos rifiuti arriva l'invasione degli insetti, strade ricoperte dalla mondezza,
anche davanti le scuole sulla capitale planano stormi di falene. Dunque questa è l'altra notizia che riporta il Tempo, sempre sulla capitale. Andiamo adesso a vedere La Verità. Le sofferenze dei cattolici. Sul giornale del Papa scrive un prete condannato per molestie su una bimba. L'Osservatore Romano pubblica un commento dell'ex portavoce del vescovo di Fano, sorpreso in spiaggia a compiere atti sessuali che gli sono costati 2 anni, e l'ex capo della sala stampa vaticana firma la prefazione al suo libro. In barba l'impegno solenne di Bergoglio contro la pedofilia dopo il dossier Viganò. Dunque questo è il titolo della Verità. Ancora la pagliacciata di Sala, calzini arcobaleno in onore del Gay Pride, e poi il governo bussa soldi per negoziare con l'Unione Europea. Chiesto 1 miliardo a Cassa Depositi e Prestiti per far quadrare i conti. Libero, aiutino per Conte a Bruxelles, Silvio dà una mano al sedicente Premier. Il capo del governo non trova sponde in Europa, la sua lettera non piace, cavaliere in campo per evitare la multa, tanto questo esecutivo non dura, secondo Berlusconi. Calenda ne dice una giusta, sia Giorgetti commissario dell'Unione Europea. Andiamo a vedere poi il Secolo. Roma non è dei partiti, la capitale non valottizzata, serve semplicemente una guida, se no è come la Raggi. Questa è l'apertura. Nel primo piano, in taglio basso, tutela dei minori unisca, abbiamo bisogno di tutti, è l'articolo di Giorgia Meloni. Poi Nobel per la pace a Salvini, la proposta dell'AfD, e ancora lui è senza fissa dimora ma ha 166 auto intestate, questo il giornale Il Secolo. Sul Mattino il titolo di apertura: Conte, contesto le stime dell'Unione Europea, così vogliono punire l'Italia. E poi nel taglio alto il Calcio: Sarri si presenta alla Juve, fischio applausi a San Paolo, saranno sempre gesti d'amore, non ho tradito, questo è il titolo, con la fotografia a margine della presentazione di Maurizio Sarri, quale il nuovo allenatore della Juventus. Controcampo, chi ha dato, chi ha avuto, e poi una storia poco italiana, la scalata di Maurizio, il self-made man del calcio, sicuramente Sarri che è arrivato con le sue sole forze ai livelli odierni, e questo sicuramente per lui è un merito. Andiamo avanti, e già che abbiamo introdotto l'argomento sport, passiamo sulla Gazzetta dello Sport. Sarri e signora, è il titolo di apertura. Ecco la Juve che verrà, Rabiot in arrivo, Dybala e Douglas Costa restano, Higuain no. Il nuovo tecnico in giacca e cravatta si presenta, batterò gli scettici. Napoli, non ho tradito, la Champions è difficile ma partiamo per vincerla. Queste le prime parole di Sarri, allenatore della Juventus. Poi andiamo a vedere il mercato. Inter, Lukaku, c'è l'accordo, il colosso dello United avrà un ingaggio top e boom abbonamenti. Poi Blitz Milan a casa Real, Ceballos o Odegaard, lo shopping a Madrid di Boban e Maldini. Poi ancora James e Zapata, Market Colombia, il Napoli tratta con Florentino per Rodriguez, l'Atalantino ora vale 70 milioni dalla Coppa America al nostro campionato e retroscena di 2 uomini d'oro. Per il mondiale femminile ci tocca la Cina, ecco le avversarie delle azzurre negli ottavi in programma martedì. Basket, finale playoff, gigantesco Cooley esalta Sassari, Venezia al tappeto, scudetto va a gara 7. Ci spostiamo sul Corriere dello Sport. Juve, Sarri si presenta in giacca e cravatta, diciamo questa notazione perché Sarri è famoso per andare alle partite quasi sempre in tuta sociale. Non mi resta che vincere, è il titolo. Io e la Juve qui per la Champions, batterò lo scetticismo, parlerò con Ronaldo e gli altri top player, io e il Napoli, se il San Paolo mi fischia sarà per amore, corri razzisti, non cambio idea, si fermino le gare. Dunque queste le parole riportate in prima pagina dal Corriere dello Sport. E poi c'è anche l'attacco di De Laurentiis, urla e bestemmia, come si adatterà allo stile Juventus, vedremo.
vedremo. Poi, Ceballos blitz Milan, Maldini e Boban a Madrid per convincere il Real a cedere il centrocampista nel mirino anche Kovacic e Asensio. Poi James, Napoli, grande club, il fuoriclasse colombiano a parole dolci per il Napoli, scoppia la grana Manolas, braccio di ferro con la Roma. E ancora l'Ital Donne, ecco la Cina. Ottavia la portata, le azzurre possono farcela, under 21 di Biagio punta su Ken e Chiesa con il Belgio, ma bisognerà vedere che cosa farà la Spagna, perché la qualificazione è appesa anche alla partita e soprattutto alla partita degli spagnoli. E poi andiamo su Tutto Sport, Conte boom a San Siro, Inter già a 35.000 abbonati, c'è entusiasmo per il nuovo allenatore e il nuovo corso, nel taglio alto Pogba chiama Sarri, il francese pista caldissima per la Juve, poi la Ferrari, oggi in Francia il giorno del giudizio sulla penalità inflitta a Vettel che è costata la vittoria alla Ferrari. Andiamo a vedere anche il quotidiano sportivo, il titolo con la foto di Agnelli e Sarri e la sfida, Agnelli sceglie Sarri e rivoluziona stile gioco della Juventus, ma nel calcio i ribaltoni spesso hanno fallito in passato, vedremo che cosa accadrà. E poi attesa finita, oggi sapremo chi ha vinto in Canada per il ricorso della Ferrari sulla penalità a Vettel. Altra defezione al Tour dopo Froome, rinuncia anche per Dumoulin, l'olandese non recupera dall'incidente al ginocchio che lo ha bloccato al Giro d'Italia. Questo per il ciclismo. Nel taglio basso il calcio di Serie A, il futuro di Crutrone al Milan è in bilico, ma sul giovane rossonero l'ultima parola spetta a Giampaolo. Il volley, la Nations League, in campo l'Italia, Milano scopre anche il nuovo Allianz Cloud. E poi per quanto riguarda la Serie A, Inter effetto Conte, gli abbonati sono già 35.000 e il mercato non è ancora entrato nel vivo. Ci fermiamo adesso per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per andare a vedere le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa, pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal primo piano del centro. Abruzzo, parte la stagione, costa che estate sarà, parlano tutti i sindaci da Martinsicuro a San Salvo, ecco le iniziative più accattivanti, concerti di Ligabue a Pescara, in Negrita, a Francavilla e Giovanotti a Vasto, a San Salvo sbarca in spiaggia RDS musica classica invece a Rocca San Giovanni, a Fossa Cesia è nato il Lido attrezzato per diversamente abili e a Ortona giallo di sera, questi alcuni degli appuntamenti. Poi a Francavilla due spiagge per cani, il comune raddoppia gli spazi per far prendere il sole agli amici a quattro zampe. E poi andiamo a vedere l'altra faccia dell'estate, gli apicoltori stop agli insetticidi contro le zanzare, appello ai sindaci abruzzesi per evitare la strage delle api che fanno il miele. Nel frattempo sul fronte analisi dell'Arta, le analisi supplettive promuovono un tratto di Ortona e il lago di Barrea. Restiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo adesso nella pagina Abruzzo. Gran Sasso, quattro nomi per il posto da commissario, Marsilio incontra il ministro Toninelli e scrive una lettera sfogo a Conte. Nel taglio basso il ricorso del DG viene cancellato, così Paone, l'aspirante manager ASL all'inizio escluso, è tornato in corsa. Tra Foro e Porti l'opposizione, Legnini si decida subito sulla ZES e la portualità, il consigliere regionale dice gli schieramenti che si sono confrontati alle elezioni sono tutti d'accordo sul cambio di governance, non vedo altri impedimenti. Per quanto riguarda l'INAIL Abruzzo, infortunati sul lavoro, fondi alle imprese per reinserirli al lavoro.
Andiamo sul Messaggero, il vertice Marsilio Toninelli, Gran Sasso, intesa sul commissario, due nomi in corsa, figure tecniche di altro profilo, sotto esame per l'incarico di messa in sicurezza dell'acquifero, la nomina arriverà a breve. In ballo 120 milioni stanziati dal decreto sblocca cantieri, anche Porti e ZES al centro dell'incontro, il Ministero dei Trasporti di spalla, grandi opere e sisma, il governatore scrive una lettera al Premier Conte. Nel taglio basso le nozze difficili, Camera di Commercio unica, l'assist degli imprenditori per la fusione delle Camere di Commercio di L'Aquila e Teramo. Andiamo sulla città, sblocca cantieri ancora in primo piano, Marsilio deluso scrive al Premier Conte, nel frattempo incontra Toninelli e annuncia che a giorni arriverà la nomina del commissario per il Gran Sasso. Da delusione, i decreti hanno disatteso le aspettative che si erano generate dopo i ripetuti incontri avvenuti nel corso della fase preparatoria. Di spalla la cronaca giudiziaria ci porta a Ortone, a Chieti, uccise la moglie e l'amica, l'appello conferma la condanna a 30 anni per Francesco Marfisi, e poi l'inchiesta Minerva nel taglio basso, usavano le casse dell'università telematica Unidav come un bancomat, 5 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di una vasta operazione che vede 18 indagati in Italia e all'estero. Allora, restiamo su questa notizia andando a vederla poi nel dettaglio nelle pagine del Centro e del Messaggero, questo per quanto riguarda il centro di Chieti. E allora vediamo insieme la pagina relativa, proprio la doppia pagina relativa a questa indagine. Ateneo via internet, inchiesta con 18 indagati, Unidav come un bancomat, 5 arresti per i soldi all'estero, 900.000 euro spariti all'incirca, fondi usati per ricomprare case all'asta o fondare società. Prof bocciato all'esame, nomina fuori legge, Ciglia e i domiciliari sotto accusa per un incarico da 2.500 euro al mese, nei guai anche i membri del CDA. E poi ancora le intercettazioni, ha intascato anche i soldi destinati al marito malato, uno degli indagati parla dell'arrestata Zampedri. Ha fatto una cosa schifosa, il giudice va rinchiuso in carcere, è pericolosa e può scappare all'estero. Università telematica con 4 facoltà e sede a Torrevecchia Teatina. Il rettore dell'Università di Chieti dice: ho scoperto gli ammanchi, parla Caputi, fin dal mio insediamento ho cercato di fermare le anomalie. Questa è la doppia pagina del centro. Andiamo a vedere, prima di andare a vedere insieme il servizio, anche diciamo il pezzo di apertura sulla pagina di Chieti del Messaggero. Depredavano le casse di Unidav, 5 arresti, sequestrati case e conti, al capolinea l'inchiesta della procura sulla vendita tra virgolette dell'ateneo telematico, sparito 800.000 euro dopo l'arrivo della SEVS, adesso si indaga anche sul bando di gara, tanti soldi pure alla società di un docente, spuntano tutte le operazioni di copertura. E possiamo così andare a vedere il taglio basso prima del servizio, fra gli indagati anche l'ex rettore dell'università D'Annunzio Cucurullo e alcuni professori, ma vediamo di più nel servizio che abbiamo mandato in onda nel TG di ieri. Vediamo se parte il servizio, se riusciamo a mandarlo in onda, servizio che ricapitola proprio tutta l'inchiesta Minerva. Vediamo se pronto. Casse dell'Unidav e soldi delle rette degli studenti utilizzati come bancomat per pagare cure mediche ai familiari e altre società. E quanto emerge dall'indagine Minerva condotta dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza dei Comandi di Chieti e coordinata dalla Procura Teatina. Questa mattina sono scattati gli arresti per 5 persone, 3 in carcere e 2 domiciliari. Tra le 18 indagate, 16 residenti tra Abruzzo, Lazio, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna, 2 in Svizzera e Romania, accusate a vario titolo di peculato, riciclaggio, autoriciclaggio e abuso d'ufficio. Sequestrati preventivamente anche beni mobili ed immobili e denaro per un valore di circa 800.000 euro, sia in Italia che in Svizzera, Slovacchia e Malta.
togliere soldi, usare una delle 11 università, perché qualcuno pensa che sono tante, in Italia ci sono 11 università autorizzate dal MIUR, utilizzare una di queste come lavatrice per riciclare denaro da mandare poi all'estero significa togliere a tanti studenti possibilità di futuro. Sotto la lente d'ingrandimento delle fiamme gialle dei carabinieri quindi è finita tutta la gestione dell'Università Da Vinci tra il 2015 e il 2018, arco temporale durante il quale il controllo dell'Ateneo è stato assunto dalla società slovacca SEVS, che si era aggiudicata il bando di gara emanato dalla Fondazione Università Gabriele D'Annunzio per trovare il socio privato dell'Università Telematica. Regista di tutta l'operazione è risultata ZL, queste le sue iniziali, componente del consiglio di amministrazione della SEVS, nonché socio della Edward Holding Ltd., società di diritto maltese, titolare delle quote di partecipazione al capitale sociale di numerosissime aziende attive nel settore della formazione scolastica universitaria. Nello specifico i soldi dell'UNIDAV, frutto per lo più delle rette pagate dagli studenti iscritti all'Ateneo Telematico, venivano prelevate mediante l'utilizzo di false fatture per operazioni inesistenti e mediante la redazione di accordi, convenzioni e progetti del tutto fittizi e mai realizzati. È stato un lavoro molto molto certosino, molto molto complesso, ovviamente, perché si parlava di svariate decine di milioni di euro. Abbiamo dato anche del materiale, secondo noi, di importanza investigativa alle autorità, soprattutto slovacche, perché tutto nasce con il controllo, l'ingresso all'interno dell'UNIDAV di questa università slovacca, di questo ente di diritto slovacco che si chiama SEVS, che negli anni passati aveva beneficiato di ingenti fondi strutturali dell'Unione Europea. Abbiamo chiesto alle autorità slovacche anche di verificare se non vi sia stata in qualche modo una distrazione di questi fondi che servivano per implementare tecnologie informatiche in quel paese, anche, voglio dire, a favore di questa acquisizione. Abbiamo accertato addirittura in un caso che attraverso la distrazione dei fondi sostanzialmente l'Università Da Vinci, che aveva un credito nei confronti di una società maltese, sostanzialmente ha pagato il proprio credito con i propri fondi. Nella mattinata di domani, proprio in relazione agli ultimi sviluppi dell'inchiesta Minerva, ci sarà una conferenza stampa dei vertici dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara, che esprimeranno la posizione ufficiale dell'Ateneo per bocca del rettore Sergio Caputi e del presidente della Fondazione Università Gabriele D'Annunzio, Luigi Capasso. Cosa succederà adesso all'Università? Adesso segnaleremo i fatti che abbiamo accertato al Ministero dell'Istruzione per i provvedimenti di alta amministrazione che sono di competenza delle strutture ministeriali. Di più non posso dirvi perché non rientra nelle nostre competenze. Allora vedremo che cosa diranno poi i vertici dell'Ateneo di Chieti Pescara questa mattina in conferenza stampa. Nel frattempo restiamo e completiamo le pagine di Chieti. Sul centro il femminicidio di Ortona, sentenza di appello, uccise moglie e amica confermati 30 anni, Marfisi ammazzò le due donne con 78 coltellate, la rabbia del padre di Letizia doveva essere condannato all'ergastolo. Bollette non pagate, staccata la luce in piscina a Chieti, salta il saldo delle rate arretrate, ridefinito il piano di rientro, torna alla corrente, ma gli istruttori di nuoto sono senza stipendio da aprile e monta la protesta. Andiamo a vedere adesso sul Messaggero, la pagina della provincia teatina. Palazzo Lotti va in malora, altri crolli a Lanciano dopo una parte di tetto venuto giù nello scorso gennaio. Adesso cadono anche i pezzi di intonaco, tegole e calcinacci. L'altra sera i residenti hanno segnalato i pericoli e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici e la polizia municipale. L'area viene messa in sicurezza, la ZTL è momentaneamente sospesa, permettendo il transito su via Fiera Mosca. Allora possiamo andare a vedere insieme anche questo servizio. Sono stati i residenti a segnalare il problema. Pezzi di intonaco cadono dai muri esterni di Palazzo Lotti a Lanciano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme ad agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a transennare l'area, vietando al traffico Vico 2 Corsea. Ci sono problemi di infiltrazione d'acqua, riferiscono i tecnici del settore lavori pubblici del Comune, che causa il distacco di pezzi di intonaco. Opere di verifica e bonifica sono state affidate alla ditta Dovidio.
Lo storico palazzo signorile, di proprietà comunale, è stato messo all'asta già 3 volte, ma senza esito, neppure per l'ultima offerta da 300.000 euro. L'edificio, chiuso da anni, è una spesa a carico delle casse comunali. Nei giorni scorsi è stata necessaria anche la disinfestazione. Attraverso un'apertura nel tetto, creatasi dopo il cedimento della copertura, i piccioni hanno per mesi infestato il solaio dell'ultimo piano. Gli addetti hanno rimosso diversi sacchi di guano. Per garantire la viabilità adiacente al Malvò è stata rimossa la telecamera della ZTL. Sono stati anche coperti i cartelli della segnaletica verticale che regolano l'accesso al varco di via Fiera Mosca, ad oggi sospeso. I lavori di bonifica potrebbero durare un paio di giorni, poi verranno rimosse le transenne e la viabilità tornerà alla normalità. Andiamo avanti, pagine di Pescara, scontro politico sulla sanità nell'apertura del centro, Mancini contrattacca, bocciato dalla giunta, non certo dai fatti. Intervista al manager della ASL dopo le anticipazioni del centro, azienda risanata e opere in cantiere, sbagliato fermarmi ora. Poi di spalla all'ospedale, le di superficie supera la prova di carico, ora istanza all'ENAC. Proseguiamo, incidente sulla Riviera, investito dalla moto muore dopo 15 giorni. Ottavio Franceschetti, 76 anni, bancario in pensione, aveva giocato con il Pescara a metà degli anni 60 come attaccante. Litiga con il vicino, rompe porte e mobili, l'altra notizia di cronaca è ancora cronaca, travolto da un furgone grave un 65enne, l'incidente in via D'Annunzio, il pedone è finito sotto al mezzo, subito un intervento chirurgico. Alle associazioni 28 case confiscate, Masci velocizza l'iter per l'affidamento degli immobili, serviranno per il sociale. In comune il Toto Assessori, Masci, Farona, giunta completa, domani la firma delle nomine. Il sindaco accelera sulla nascita della squadra, anche se l'accordo tra i partiti non è stato raggiunto. L'ultima ipotesi prevede 4 posti alla Lega e 2 a Forza Italia, l'UDC è pronta a lanciare l'out-out. In pole position per la presidenza del Consiglio c'è Antonelli, ma potrebbe spuntarla alla fine Cremonese. Andiamo ancora avanti, estate di disagi per i pescaresi, la città dei cantieri, lavori dappertutto, proseguono gli interventi in centro, sulla Riviera Sud e vicino all'ospedale, lunedì l'asfalto in via del circuito, senso unico previsto. Nel taglio basso un respiratore in dono ai bambini, i ragazzi dell'Interact hanno consegnato ieri ai medici di oncologia pediatrica l'apparecchiatura. Poi nella pagina successiva la maturità, da lunedì le prove orali, Tacito, Don Milani, Management, piace la seconda prova scritta al classico, il test greco-latino degli autori scelti non era difficile, soddisfatti anche gli studenti di Alberghiero e Marconi in aula con Amuleti e dedica al papà, tra le tracce il libro di un prof pescarese. Nella pagina di Montesilvano la politica, accordo con Forza Italia, De Martinis nomina Damiana Rossi, giunta al completo, la prima dei non elette in quota UDC, fuori Ruggero e Maragno, il coordinatore Falcone, in futuro una ricompensa adeguata. Liti in comune, Aliano assolto dall'accusa di diffamazione a Colangelo e per il Movimento 5 Stelle maggioranza spaccata, sarà opposizione intransigente. Nella pagina successiva Balneatori e Comune in prima fila contro la plastica in spiaggia, firmata in Capitaneria di Porto la convenzione che impegna i titolari degli stabilimenti a tutelare l'ambiente. Nella pagina successiva i sindacati, Mercatone 1 avrà la forza di rinascere, incontro tra i rappresentanti di Filcamps, CGL, Wiltux e il prefetto di Chieti, sollecitano un piano di vendita all'esterno, il sit-in dei dipendenti di San Buceto. Ancora avanti, notte bianca dei bambini, oggi niente auto in centro, appena la manifestazione a partire dalle 18 con musica, giochi e attrazioni, divieto di circolazione dalle 15.30, domani si replica con la notte romantica. Proseguiamo andando nelle pagine di Pescara del Messaggero, in apertura morto l'uomo falciato sulla Riviera, Ottavio Franceschetti, 76 anni, è la prima vittima del traffico caos della stagione estiva, il decesso ieri dopo 2 settimane di agonia, l'ex calciatore bancario in pensione conosciutissimo in città, con me 2 stagioni nel Pescara, ricorda Tony Giammarinaro, un violento impatto con una moto sotto gli occhi della moglie, gravi conseguenze anche per l'investimento.
investitore. E poi altra problematica verificatasi ieri, travolto mentre attraversava la strada in Viale D'Annunzio. Nel taglio basso, spiagge plastic free, patto fra Capitaneria, Regione e Balneatori, abbiamo anche visto in precedenza lo stesso articolo. Poi giunte e dirigenti, l'ora delle scelte, siamo alla politica, ma ci incontra i partiti per definire ed annunciare domani i nomi dell'esecutivo. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia alzano la voce, Vespasiano, Bernardini o Ilari per la direzione generale, allo studio tre macro aree, cambio in vista ai vertici ACA. Poi ancora da Fenaroli a Santa Maita, la maturità, parla abruzzese, musicista e professore segnano la prova, Tacito non spaventa, il classico D'Annunzio, brividi al Da Vinci per la matematica, problema molto difficile a detta degli esperti. E poi andiamo avanti, Rossi in giunta, quote rosa rispettate, a Montesilvano De Martinis completa la sua squadra scegliendo un nome gradito a Forza Italia e UDC. Andiamo adesso nelle pagine di Teramo e dunque torniamo sul quotidiano Il Centro e andiamo ad aprire le pagine teramane. Ospedali senza personale, straordinario alle stelle, la ASL costretta a pagare 165.000 ore, secondo le previsioni nel 2018 bisognava lavorarne 96.000, ma la spesa è stata quasi doppia. I sindacati accusano, invece di trovare i soldi non ci vogliono liquidare la produttività. La replica alla Lega di spalla, Mariani, fondi per prati di Tivo arrivati grazie al nostro lavoro. Poi un'assemblea sulla ricostruzione convocata da un tecnico che ha un'idea per sbloccare le pratiche, oggi al Parco della Scienza a Teramo, Gran Sasso, Accordo Ruzzo e CETEMS per uno studio sull'acquifero. Ancora chiusa la strada per Rigopiano, la protesta del sindaco di Castelli e poi nel taglio basso Corso San Giorgio sono in netto calo i prezzi dei locali. Nella pagina successiva, Teramo capitale della prevenzione, domani c'è il Premier Conte, si è aperto il secondo forum internazionale del Gran Sasso, oggi conferenza dei 29 rettori delle università africane. Ancora a Roseto un'estate con i big della musica, in calendario ai primi di agosto concerti di Massimo Ranieri, Enrico Ruggeri, Stadio e Drupi. Cronaca nel taglio basso, anziana investita e grave, Giulianova 93 anni ricoverata in prognosi riservata. Nella pagina successiva, Silvi al via la rivoluzione del mercato settimanale, il comune ha razionalizzato gli spazi per gli ambulanti, l'obiettivo è liberare la rotonda della Playa dalle bancarelle e migliorare la circolazione nell'area. Nel taglio basso Pineto, CAF vietato ai disabili, no del condominio allo scivolo e poi il delitto di Silvi, oggi il sopralluogo per ricostruire la dinamica della morte di Giovanni Di Martino. Andiamo a vedere anche le pagine di Teramo sul Messaggero, le andiamo a recuperare, eccole qui. Vertenza Tercop, niente ricorso al TAR del comune per quanto riguarda il comune capoluogo. I 28 lavoratori restano ottimisti con cautela, a questo punto resta in piedi solo la loro istanza. L'opposizione all'attacco dopo la decisione che è stata voluta dal primo cittadino Gian Guido D'Alberto, che dice in questa fase non era necessario insistere a livello legale. Andiamo avanti, nella pagina successiva, niente carenza idrica, ci sono i fondi, incontro al Ruzzo tra i dirigenti e il sindaco Costantini, il rimborso al comune in 6 anni con cadenze trimestrali, annunciato dall'azienda lo stanziamento di 2 milioni per il potenziamento della rete fognaria nelle frazioni. Andiamo a vedere anche la città per completare le notizie dal Teramano. Team e scontro tra sindaco e curatore. L'ultimatum di D'Alberto dei giorni scorsi è arrivato a seguito di una lettera di critiche di Basaglia. La contesa per la curatela e la cacciata di Bozzelli non è strategica, così come la nomina di Ranalli sarebbe irragionevole e non trasparente. Di spalla i sindacati, il bilancio positivo dell'ASL chiuso con gli straordinari non pagati al personale. Poi un segnale per chiudere la verifica politica, ancora la politica teramana, svelati alcuni retroscena delle riunioni degli ultimi giorni, la sintesi adesso spetta al sindaco D'Alberto.
La fusione delle Camere di Commercio, la CCA del Gran Sasso a Prodo Naturale, la maggior parte delle associazioni di categoria di Teramo e L'Aquila sono d'accordo, Febbo benedice la fusione. Poi ancora pasticcio municipale sugli eventi in piazza, 3 concerti concomitanti dentro e fuori il Duomo a Teramo. Pagina successiva, gli Angeli gestiranno ancora gli obitori, il centro servizi di Sant'Atto si è aggiudicato provvisoriamente l'appalto per i prossimi 3 anni. Il forum del Gran Sasso, messaggio del Papa e medaglia del Presidente della Repubblica, l'iniziativa della Diocesi e dell'Università di Teramo. A Castelli abbiamo già visto la strada Pericopiano ancora chiusa con il Sindaco Rinaldo Seca che protesta sul rischio di perdere i flussi turistici provenienti dalle altre province. L'emergenza idrica in Val Vibrata ha sbloccato l'accordo per realizzare 2 captazioni sui monti della Laga per cercare di risolvere il problema. Il Ruzzo Paga i Debiti annuncia il potenziamento della rete idrica, come abbiamo visto in precedenza. E ancora da Giulianova, lavoratori Ecotedi, i sindacati tornano all'attacco, nessuna risposta sul rispetto del contratto nazionale, pronti alla mobilitazione. Pagina successiva, a Roseto, presentato il cartellone delle manifestazioni estive e di spalla trovato con 0,5 chilo di marijuana e una scacciacani modificata, sempre a Roseto. Torniamo sul quotidiano Il Centro e andiamo a vedere le pagine dell'Aquila, i contributi dello Stato, 41esimo elenco, ricostruzione, arrivano 30 milioni, tanti soldi in città, pochi nei paesi, gran parte del finanziamento riguarda l'asse centrale, le zone inserite nella perimetrazione, 9 milioni hanno aggregato di via delle Bone Novelle, via alle domande per la casa equivalente. Pagina successiva, Sulmone dibattito, città in fermento sul metanodotto SNAM, in tanti sostengono i comitati no gas contrari a questo progetto, ma qualcuno si schiera con i tecnici bloccati. Nel taglio basso, camion urta un ponte e si ribalta, l'incidente avvenuto all'ingresso di Roccaraso. Poi, prima di passare allo sport, andiamo a vedere le pagine dell'Aquila sul Messaggero. Centro storico, nodi costruttori alla regolamentazione dei mezzi, ingressi contingentati potrebbero mettere a rischio il buon andamento dei lavori di ricostruzione in corso. La soluzione è un piano complessivo e particolare, l'assessore Mannetti annuncia l'avvio di un tavolo di confronto. Poi venerdì in centro con la grande festa della musica, stasera 25esima edizione dell'appuntamento con oltre 50 gruppi. Nel taglio basso, parco scientifico, danno erariale, confermata la condanna nei confronti del primo consigliere di amministrazione. Nella pagina successiva, San Filippo, rinasce la chiesa teatro, i lavori di ristrutturazione sull'edificio finiranno a settembre. L'architetto Finarelli, si vedrà un barocco che nessuno ricorda, il terremoto del 6 aprile 2019 ha prodotto danni considerevoli, finite le opere di consolidamento e restauro, ora tocca agli arredi. Andiamo nella pagina successiva, subito una conferenza cittadina, la proposta lanciata dal segretario Ceglie, evidentemente il PD già pensa a una nuova lista per le prossime comunali, una delle idee è quella di coinvolgere chi ha vinto la battaglia contro l'amministrazione di centrodestra del sindaco De Angelis. Siamo ad Avezzano, la riconferma della segreteria Democrat, ci si vuole avvalere dell'esperienza passata. E poi carabinieri blitz in depositi di ortofrutta marsicani, notizia che arriva da Celano e da Sulmona, refezione scolastica presentata una sola offerta. Restiamo sul Messaggero per andare a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport e caccia al bomber in casa del delfino, questa dunque la notizia che riguarda la Serie B, tanta concorrenza per rifondare il reparto avanzato, il Genova su Scamacca e Brignola, il Frosinone non molla, Daniel Ciofani, Giannetti e Bonazzoli corteggiatissimi in Serie B. Il protagonista Giampaolo Torrere Massara è un Milan che parla pescarese e abruzzese in buona sostanza. E poi nel taglio basso il basket non dimentica Fossataro, ha dedicato più di mezzo secolo al Roseto, Roberto Brunamonti sarà l'ospite d'onore per questa manifestazione in ricordo di Fossataro. Completiamo le pagine di sport del Messaggero, il Teramo New Style vuole Vacca e Ilari.
il centrocampista di proprietà del Parma e servirà a dare esperienza al reparto. Il secondo è un ex, ma nell'ultimo anno ha militato nella Samba nel ruolo di regista. Poi ancora va stesa in alto mare, Amelia in panchina, l'ex portiere potrebbe arrivare, ma la società deve prima rinforzarsi. Poi Avezzano, staffa in calza, il portiere Fanti intanto se ne va, l'estremo difensore amareggiato, nessuno ha tenuto in considerazione questi ultimi anni, arrivino uomini veri. Per quanto riguarda il volley, siego su Catellani, anche il Livorno si tira fuori. Andiamo sul centro e andiamo a vedere le pagine di sport. Le trattative, Pescara ha in pugno la punta Tumminello, intesa col giocatore dell'Atalanta, Ciofani resta a Frosinone. Dunque questa è l'indiscrezione di mercato. Poi per quanto riguarda la Serie C, movimenti del diavolo, Teramo asse col Sassuolo, ha chiesto l'attaccante Cianci, il presidente Iachini e DG Iaconi a Milano per il mercato, pranzo con Allegri, Cappa e Piacentini restano in biancorosso, depositati i documenti per l'iscrizione. Andiamo ancora avanti, il mercato, Avezzano, siamo alla Serie D, Avezzano Fanti, addio al veleno, Pomante a Notaresco, il portiere lascia i biancoverdi, non mi hanno fatto sentire un giocatore importante, eccellenza, Mottola verso Spoltore. Poi il Silvi farà la promozione con Castellano, colpo intanto del Casalbordino, preso Valle. Per quanto riguarda i dilettanti, promozione di Paolo, entra nel Martinsicuro. Nel taglio basso, Antoniana Basso, che abbraccia la C Silver, nel derby pescarese battuta la Robur che applaude, hanno vinto i migliori. Nella pagina successiva il basket di A2, la guardia Ciribeni, da ragazzo era sempre al Palamaggetti, il marchigiano ex Caserta e la scommessa di Roseto, ricambierò la fiducia concessa da coach d'Arcangeli. Poi Poti, sempre creduto nell'Amatori in A2, l'ala di origine salentina, spero di restare a Pescara nel girone di ritorno, siamo migliorati molto. Andiamo a completare le pagine di sport e la nostra rassegna stampa con la pagina di sport della città, che chiaramente parla del Teramo. Vacca e Ilari, il Teramo disegna la mediana, contatti per i due centrocampisti, il primo dal Parma dopo Caserta, per il secondo sarebbe un ritorno. Il ritiro nel frattempo si svolgerà a Celano, modifica anche delle date, si partirà intorno al 20 di luglio, la fine sarà a Ferragosto per consentire al Bonolis di subire i lavori di rifacimento del manto erboso e di adeguamento delle tribune. È davvero tutto per questa nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, Mattino 6 torna chiaramente domani alle ore 8, la nostra informazione alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Grazie ancora e buona giornata.